Bentornati ragazzi con la nostra bellissima serie su Crash. Come detto l'altra volta, suddivideremo la serie a doppio livello, come si può dire, a multilivello. Ok, Crash è già felicissimo, vuole fare subito, vuole giocare. Poco sta intrippando col PC. E niente, cerchiamo di andare avanti. Ora affronteremo dei livelli particolari, soprattutto un livello per me è davvero difficoltoso, livello con Coco. Però è bello vedere la scenetta che ci sarà a breve. Infatti capirete tutto subito. Ovviamente vi invito ad attivare la campanella, iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento per supportarmi. Mi raccomando. Anche Coco è bellissima. Magari un certo pezzo della serie useremo Coco. Guarda come ci aspetta la tigrotta. Sì, perché questo livello si farà in groppa alla tigretta, che dovrebbe chiamarsi Pura. Oh my god, io ho molta paura. Io ci perdevo, ecco appunto, tante vite. I controlli sono davvero difficili. Non vi assicuro che riusciremo a prendere la gemmina qua. Non sono un pro. Oh oh, per favore non lo fare. Ok. Oh, va bene. Drago! Ok, ok. Ok. Non so come ce la sto facendo a prendere tutto, ma lo sto facendo. Lo sto facendo, raga. Checkpoint, grazie. 1, 2, 3. Sta parte è difficile. Eh sì. Ma io la voglio. Sì, ce l'ho fatta. Ok, avevo visto da lontano. Prende la gemma qua è davvero. Che tensione. No, tocca ripetere per forza. Non accetto, ormai siamo in corsa per la gemma. Va presa per forza. Allora, signore, non mi guardi, per favore. No! Vabbè, l'idea era giusta, però. L'idea era giusta. Va bene. Io credo nel cuore delle carte. Lo so, non ci sono carte, ma... sì, ok. Volevo dirlo. Forse un po' too much. Perché sento che ci saranno commenti di disprezzo per le mie performance in questa parte. Molti commenti di disprezzo. Ok, mi concentro. Concentrazione massima. No, cavolo. Perché dobbiamo prendere la rincorsa e saltare evitando quel trampolino. E vabbè, per fare questa cosa io ci ho perso un'altra vita. Avevo già detto che io odio questi livelli. Pensate al terzo livello questo. Oh, fatta. Finalmente. Ma devo solo stare attento che non ce ne siano altre. Ok. Let's go. Gemma anche qua, nonostante io sia davvero impedito a giocare. Ti danno la carezzina loro. Dai, let's go. Vedremo il balletto anche la Coco, mi sa. Che tensione, raga. Attenzione.
Vedi, da PC caccia tutto. Ah! Anche lei tanta roba. Va bene. E anche il livello 3 è andato con tutto. Reliquia ovviamente è la prova a tempo. In alcuni livelli è fattibile farla subito, in altri un po' meno, perché servono determinate abilità per andare sul sicuro. Ma non preoccupiamocene adesso, magari quando finiremo tutto il gioco affronteremo il discorso reliquie. Qui ci sono due gemme, quindi una probabilmente non si può prendere. E non so nemmeno se si possono fare tutte le casse. Quindi questo è proprio il discorso che facevo nell'altro episodio. Uka, Uka, oh? E Cortex vogliono che Tiny trova cristalli e porta al Colosseo a Roma. Lascia i cristalli a Tiny o Crash fa brutta fine. Ma no, non dire così. Ok, questo è il livello preistorico. Tra parentesi, questi messaggi ci sono ogni tanto ai livelli, sono dei messaggi da Cortex e dalla sua marmaglia. Questo, ad esempio, era Tiny Tiger che ci sta sfidando apertamente, sarà una sfida all'ultimo sangue. Chissà dove, forse qualcuno lo sa già. Però, comunque sono delle minaccine, ci stanno dicendo che siamo vicini al boss. Ok, questo è un livello di escape, dovremmo scappare dal dinosauro. Cavolo. Qui non le prenderemo mai le casse. Sarà uno sfracello. Se abbiamo i frutti dovrebbero indicarci la via giusta. E via. Ok, bella. Pausa, rifatiamo. Ok, c'è checkpoint. Anche queste corsine. Oh cavolo. Non andare sullo pterodattilo. Non so se le distrugge lui, se ci conta le casse, ma non voglio scoprirlo. Va bene. Pausa tattica. Ah, non vieni più. Ciao. Ciao. Ok, ora cambia dimensione. Prima era lui che ci rincorreva e ora si passa a un classico. I TNT! Quanto tempo. I TNT sono delle casse che ovviamente esplodono. Infatti se ci saltiamo sopra partirà un timer di 3 secondi, dopodiché esploderanno. Oltre ai TNT ci sono i nitro che invece non devono essere per niente toccati. Altrimenti siamo fritti. Niente lava, per favore. Oh, si poteva distruggere l'erba. Questi sono i cacciatori, raga. Via. O si saltano o si uscirano. Eh sì, qui serve una gemma particolare per andare a prenderla. Quindi in un livello troveremo una gemmina di questo colore, credo sia rosso, e potremo andare a prenderlo. Oh oh. Io direi che ci prendiamo queste e poi prendiamo il checkpoint. Ecco, appunto, vi dicevo, questo è il nitro. Se lo tocchiamo, saltiamo in aria. Ah, altra cosetta importante. Il nitro e i TNT contano come casse, quindi vanno distrutti. Quindi i TNT dobbiamo saltarci sopra e distruggerli, mentre il nitro dovremmo trovare tipo a fine livello una cassa di metallo da distruggere per farli saltare in aria. Quindi, no problem. Ok, qui serve un attimino di ragionamento. Questo è easy. Ok, tu fai così. Sì, via. Quindi questo. Questo. Quindi fa. Tipo così. Esatto. Raccolgono queste e si torna a distruggere qua. Ottimo. Si passa sotto in questa maniera davvero. Ti fiuto.
e tutte le casse prese. Via. Stiamo recuperando le vite che avevamo perso nell'alto livello, ottimo. Via cacciatore, mi comando io. Andiamo, che sta, devo controllare, 1, 2, 3, 4. Ok, un percorso di salto. Qui non sono sicuro di riuscire a farlo. Ecco appunto, oh, cosa vi ho detto, però in teoria sì. E via, posso anche... Oh, bella. E casse? Oh no, c'è una corsa. Ciao. Noi lo chiameremo Gianfranco. Gianfranco il dinosauro. Checkpoint. 8 casse. Vediamo. A meno che Gianfranco non ci fa la morte. Oh oh, oh oh. Franco. Ok, le casse le può distruggere Gianfranco. Ok. Questa cosa non mi ricordavo se funzionava, quindi possiamo evitare tutto e andare a dritto. Aia. Mi sa che... Un po' difficilotta da ricordarsi. Ma? Cavolo, la scivolata non ha saltato. Cavolo. Vabbè, non cerchiamo di non complicarci la vita da soli. Saltino normale. Andando avanti queste cose saranno molto semplificate però, eh. Ecco Nitro. Questo quando vi dico che se non te le ricordi certe cose non le sai, non puoi evitarle facilmente. Ora vabbè, io non sono top però... Ok, qua ci sono i Nitro. Ok. Cavolo, quella non l'avrebbe distrutta. I Nitro li devo distruggere io. Va bene, va bene. Era un rischio calcolato. Era un rischio calcolato, raga. Va bene, va bene. Va bene. Ok. No! Sono rimasto trollato. Il gioco mi ha trollato. Questa cosa mi sta molto... vabbè. Ha vinto il gioco su di me. Mi ha trollato. Niente balletto. Magari tornerò a prenderla. È un conto aperto. Questo è un conto aperto. L'antagonista del gioco non è Cortez o la maschera Uka Uka. È quel dinosauro. Gianfranco, tu sei il nostro nemico. Tu e le tue varianti. Va bene, io direi che per questo episodio ci fermiamo qua. Vi ricordo di lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale, ovviamente attivare la campanella per rimanere informati. Ci vediamo al prossimo episodio, spero vi sia piaciuto. Ciao!